Buongiorno, benvenuti all'Ibridine. Oggi siamo all'Archivio di Stato di Napoli, che è una location prestigiosa, e siamo in compagnia di Marina Manco, che ha scritto il libro Alleria, edito da Buca Book. Marina, buongiorno, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Io partirei subito dal titolo: perché Alleria? Allora, Alleria significa allegria, ma io con questo titolo volevo raccontare una filosofia di vita, perché l'alleria è, dal mio punto di vista, è quella pazienza imbevuta di ottimismo che è intrisa nella cultura partenopea. E volevo, diciamo, nutrita da quel sentimento di condivisione, da quella consapevolezza che, diciamo, che ci sia sempre una mano tesa pronta in qualche modo a sorreggerci. E nascere dall'empatia di un popolo che fuori di Batosta Saggio. è diventato saggio, capace comunque di, come dire, di uscire dalle situazioni complesse anche con un sorriso e una battuta. Quindi. Tanto è vero che il tuo libro parla di una famiglia partenopea. Tu sei napoletana, anche se vivi da un po' di tempo, vivi a Firenze. Raccontaci un po' la trama. Allora, la trama è, diciamo, è la storia della famiglia Fiero, una famiglia di artigiani dediti all'arte presepiale che vive in San Gregorio Armeno. Le protagoniste principali sono nonna e nipote. La nonna Anna è sicuramente, diciamo, il personaggio principale, è una donna molto forte, è sicuramente il pilastro della famiglia. Ed è sicuramente il pilastro della famiglia perché comunque diciamo anche dal punto di vista dell'ambiente nel quale vive, perché comunque io ho incentrato questo libro proprio nel contesto di San Gregorio Armeno perché volevo raccontare una famiglia tradizionale napoletana e in questo contesto lei è la donna più saggia del quartiere, quindi riconosciuta non solo proprio per la sua saggezza, ma anche per certe sue misteriose doti divinatorie. E un giorno sua nipote Armanda ritrova all'interno di un taccuino una serie scusatemi, Di un di un baule. baule, una serie di oggetti che contengono un passato celato della nonna. E niente, questo indurrà poi la nonna stessa a raccontare alla nipote quella che è la sua esperienza di vita, quello che il suo percorso che appunto Armanda ignorava, e quindi la nonna la condurrà prima tra le mura di un orfanotrofio dove la nonna è stata abbandonata in fasce, e poi successivamente in una Napoli anche affascinante, perché comunque è una Napoli antica, quindi per esempio tra le banche dell'acqua, tra come dire, le luminarie della festa di Piedigrotta, ma anche tra diciamo, una Napoli distrutta dalla guerra, tra macerie e distruzione, ma anche una Napoli in rinascita, e in questo contesto verrà condotta anche la nipote in quelli che sono gli anfratti di Napoli, anche scenari suggestivi che comunque, na di cui Napoli chiaramente è ricca. L'intenzione era chiaramente quella di portare un po' il lettore a spasso per la città, attraverso diciamo, una narrazione, quindi una storia, cioè tra l'altro anche una storia d'amore, ma che mi consentiva in qualche modo di raccontare la città. Tu hai detto nella chiacchierata che ci siamo fatti prima dell'intervista, hai detto che il tuo desiderio di parlare di Napoli, che è appunto un po' anche la protagonista, no? È una delle protagoniste, è stato quello di volerne parlare in un'accezione positiva, perché è stanca dei racconti, no? Che sentiamo spesso su Napoli, sempre che viene un po' presa di mira, no? Quanto sono importanti, quanto è stata importante la scelta della città in questo racconto e quanto sono importanti le tue origini? Le mie origini sono la motivazione principale per la quale io ho deciso di scrivere questo libro, anche perché io vivendo in un'altra città, quando poi vai fuori dalla tua città, ti rendi conto di quelle che sono delle ricchezze che la città comunque ha. E magari anche quando ci vivi puoi in qualche modo intuirle, però Fuori. quando vivi in un'altra città sicuramente le realizzi, ecco, perché ci sono delle particolarità, appunto quel senso di collettività di cui parlavo prima, Senso di questo appartenenza. senso di appartenenza che è talmente radicato e che poi a me piaceva l'idea di raccontarlo, perché comunque secondo me Una nostra è una caratteristica. nostra caratteristica, mi piaceva raccontarlo, mi piaceva divulgare questo aspetto che secondo me è affascinante e che poi rende, del resto non sono la prima né l'ultima, perché poi è anche una delle motivazioni per cui Napoli è conosciuta un po' in tutto il mondo, insomma, secondo me.
tu in questo libro parli anche di ricordi, no? Perché parli di passato e parli di ricordi. Quanto è importante il passato in ognuno di noi? Il passato, ecco, in questo contesto io ho cercato, sono andata un po' indietro nel tempo e quindi ho raccontato la Napoli in vari periodi storici, proprio perché volevo trovare all'interno di, cioè volevo raccontare da dove origina questo, un po' questo senso di appartenenza, questo senso di collettività, perché secondo me, per esempio, anche quando io racconto, perché faccio durante il libro c'è un discorso, sì, diciamo che io racconto anche il periodo della guerra, quindi anche il periodo delle quattro giornate di Napoli, e il mio riferimento è dovuto al fatto che volevo cercare di raccontare come anche in un contesto così difficile, così complesso come appunto il periodo della guerra, quindi tra difficoltà, eppure la gente si è unita perché ha capito che soltanto attraverso, è proprio questo, la chiave fondamentale della riuscita anche delle quattro giornate di Napoli, secondo me, è proprio che il popolo ha capito che soltanto uniti si vince. Questo è. Perché Marina dovremmo leggere il tuo libro? Ma diciamo che se volete fare una passeggiata nella città, attraverso la città, e se volete comunque conoscere degli aspetti di Napoli che magari non conoscevate, anche dei posti, no? Anche dei posti, sì, perché comunque io veramente ho fatto fare una passeggiata delle tradizioni, anche per scoprire quelle che sono le atmosfere magiche che ci sono in questa città e che comunque magari possono essere affascinanti anche per chi magari la città non la vive, non l'ha vissuta, non la conosce. Quindi potrebbe essere una motivazione, oppure per esplorare un po' l'importanza e il valore dei legami, perché quello è uno degli elementi fondamentali di questo libro, è una delle ragioni anche per cui io ho deciso di scrivere questo libro. Insomma, ci sono vari aspetti, io lascio al lettore la chiave giusta. Grazie Marina, grazie per essere stata con noi, ci vediamo a Libridine, ciao!